Ciao ragazzi, come state? Oggi vi parlo della Toucan Box. Allora, ne avevo recensite qualcun'altra tempo fa. In caso se volete vedere il video, ve le lascerò giù in descrizione. Che cos'è questa? È una box realizzata appunto per i bambini con tantissime attività creative. Verso novembre poi mi è arrivata una promozione dicendo che avrei potuto ricevere due box con lo sconto del 50%. E quindi ho detto, ma sì, perché no? Perché comunque sono delle attività creative che ti insegnano anche a creare delle cose carine che possono anche tornare utili. Perciò ho detto, va bene. Quindi ora mi è arrivata la prima box e successivamente mi arriverà anche la seconda. Questa è una doppia box, come vedete la scatola è molto grande, di solito è sempre la metà. Vi arriva appunto con il nome della bimba o del bimbo, in questo caso ho messo il mio ovviamente. E niente, allora apriamola. Allora prendo il taglierino. Allora. Ok, wow, che bello! Guardate! Quindi qua abbiamo praticamente due kit, uno per creare l'orso polare e l'altro per creare gli omini di zenzero. Allora, quindi sono proprio un po' a tema invernale, tema natalizio, però mi sono arrivati adesso, quindi siamo un po' fuori tempo. Però, insomma, ci sta sempre a provarci, no? Allora, intanto vi faccio subito vedere che qua, se volete, avete il mio codice. Si chiama Elisa-9N4R e con questo codice potete ricevere un kit creativo Toucan Box in regalo, quindi approfittatene. Ora vediamo questi due kit. Allora, li tiro fuori tutti e due. Uno. E 1, 2 e togliamo la scatola. Allora, vediamo un attimino. Questo serve appunto per creare il cerchietto con le orecchie da orso e le due, tra virgolette, manopole, quindi un travestimento da orso polare. E qui abbiamo tutto l'occorrente per farlo. Poi qui abbiamo un giornalino per bambini curiosi e creativi. E questo è la prima volta che lo vedo, quindi l'hanno aggiunto, di solito non c'era, almeno negli scorsi kit non c'era. Poi abbiamo il kit per creare gli omini di zenzero. Che carini che sono. Ed ecco qua tutto l'occorrente. Poi abbiamo degli adesivi, guardate che carini che sono, mi piacciono molto. E qua invece abbiamo per regalare appunto questa Toucan Box, un kit gratis che è come quello che vi dicevo prima, quindi con il codice che vi lascerò poi. Allora, che dire, iniziamo subito, proviamo a fare qualche kit insieme. Allora, iniziamo da quello che secondo me sembra il più semplice, che è questo. Allora, vediamo come è strutturata anche questo magazine. Ci mette anche la varia leggenda, quindi assistenza di un adulto. Ci sono 3 stelle su 5. Quindi è sempre meglio avere una persona adulta vicino a sé. Disordine, solo una stellina, un pallino, quindi non fa disordine e quindi ci sta. E poi richiede asciugatura, ma qua mettono sì, ma in teoria non dovrebbe esserci niente che si debba asciugare, non lo so, lo scopriremo. Allora, apriamo il magazine. Cosa ci serve? Allora, guanti di feltro, lana, ago, zampa, cuscinetti e orecchie di feltro adesivo, cerchietto, orecchie di feltro adesivo bianche. Abilità in gioco. Allora, qua ci spiega perché loro hanno proposto questo kit. Incoraggia il tuo bimbo a scoprire il mondo degli orsi polari. Aiutalo nelle ricerche e guardate insieme dei filmati per comprendere la vita di questi simpatici animali. E qui ci spiega appunto come realizzarlo.
sembrerebbe veramente molto semplice. Poi visitiamo il Polo Nord alla ricerca degli animali polari. Quindi abbiamo il tricheco, il narvallo, la foca artica e l'orso polare, che qui sono messi in ordine sparso. Ovviamente questo non è il tricheco. Il tricheco è questo qua in alto, l'orso polare è questo qui, il narvallo è questo e la foca artica è appunto questa o questa. Poi disegna un orso polare. Qua ci spiega appunto come disegnarlo, molto carina l'idea. Da un polo all'altro, trova le pedine e scopri le regole del gioco alla pagina successiva. Quindi anche qua c'è un giochino, molto carino. Poi dobbiamo girare. Benvenuti al Polo Sud, che accoglienza calorosa. Allora, le regole del gioco, ecco qua sono le regole del gioco che vi ho mostrato prima. E qui sono le pedine degli animali e anche gli esploratori. Creazioni di cartone. Ecco, effettivamente poi anche questa è una cosa molto carina. Allora, di solito i cartoni non si buttano via. Loro credono molto nel riciclo creativo in questo caso. Quindi loro ci dicono appunto vedete, di creare con la nostra Toucan Box un pinguino. Ed è molto carina come cosa. Gli animali in Antartide, abbiamo la foca di Weddell, che appunto è lei, l'orca, che è lei, i pinguini di Adelia e i pinguini imperatori. Allora, quelli più piccoli presumo siano questi, e questi gli imperatori, credo. Qua ci insegna come disegnare un pinguino imperatore. E poi torniamo al gioco. Quindi questo è il magazine. Allora, iniziamo a creare il nostro travestimento da orso polare. Allora, questa è la busta, apriamo. Allora, abbiamo il cerchietto, che è un semplice cerchietto nero, filo di lana, l'ago di plastica, ovviamente da utilizzare per il filo, tutti i pezzettini di feltro adesivo, le orecchie, che carine, e sono anche loro adesive, e i guanti, vediamo, 1, 2, 3 e 4, perfetto. Beh ragazzi, guardate, ci sta anche la mia mano dentro. E questo è un adesivo con questo omino esploratore che dice yay! Perfetto, allora direi di iniziare, mi sembra comunque abbastanza semplice. Allora, apriamo il filo. È già diviso in due, quindi ottimo. Ecco qua. Allora, facciamo passare il filo all'interno del nostro ago. Perfetto. Allora, è un ago di plastica, quindi non buca, però ovviamente per i bimbi piccoli attenzione a non ficcarlo nell'occhio praticamente. Allora, ci dice di iniziare da qua. Sono fatti molto bene perché vedete, avete già i buchi da dove appunto far passare il filo, quindi è molto molto semplice. Ci dice di fare un nodo nel primo pezzo. Ecco qua, così. E poi partite a cucire. Loro dicono di andare semplicemente così.
Ecco fatto, ho cucito entrambi i guanti e ora andiamo a decorarli con il cuscinetto e le 5 dita su ciascuna zampa. Quindi prendiamo, allora, questi sono i cuscinetti, sono in panno biadesivo, quindi basta staccare la parte di carta. Fatto, vedete? E lo attacchiamo circa così, centrale, uno e due, e poi le cinque ditine, che sono dei pallini neri, 5 per zampa. Ed ecco qua le nostre zampe fatte. Proviamole. Uno. Ta-da! Perfetto, allora zampe fatte e ora passiamo quindi alle orecchie utilizzando appunto questo cerchietto. Allora, qua abbiamo le orecchie che sono, come vedete, già pronte, sempre in panno adesivo. Dobbiamo staccare facendo ovviamente attenzione che mentre lo stacchiamo non si attacchi insieme da solo, praticamente. Potrebbe essere un po' problematica la cosa, perciò fate attenzione. Ecco, in questo caso magari chiedete, se siete bimbi, l'aiuto di un genitore o di una persona comunque grande. Allora, devo dire che attacca veramente molto bene. Mettiamo il cerchietto, allora, all'incirca così, più o meno. Allora, se questa è la testa, le orecchiette mettiamole qua. Quindi mettetelo a metà. E poi fate combaciare le due orecchie, senza rimanere bloccati come ho fatto io. Ecco, non è venuto proprio perfetto, però accettabile. Allora, questo è uno, mettiamo anche l'altro. Allora, purtroppo ragazzi, questo mi è venuto malissimo, infatti è venuto veramente male, cioè è rimasto tutto, però basta che utilizzate la forbice e cercate di rimediare. Ecco qua, all'incirca, ovviamente più piccolina, non è il massimo, perciò veramente state attenti se avete questo kit, state attenti a come incollate le orecchie. Ora attacchiamo anche questi cerchietti neri al centro delle nostre orecchiette. Il nostro kit per trasformarci in un orso polare è ultimato. Che cosa ne pensate? Allora, devo dire che onestamente lo potete, secondo me, utilizzare anche per diventare un panda, perché i colori sono gli stessi. O anche queste orecchie come un topolino, onestamente. Quindi, questo è appunto il primo kit che hanno messo in dotazione per questo Natale. È carino, non è male tutto sommato, anche se
Non lo so, è abbastanza semplice da fare, a parte questa orecchietta, come vedete, è diventata un po' così, però sì, abbiamo trovato una soluzione. Ok, allora, ora passiamo a quelli dei panni zenzero, che sono quelli che onestamente mi piacciono molto di più. Perciò questo lo mettiamo in parte, chiudiamo il giornalino e passiamo a quello successivo. Ed eccolo qua, quindi gli omini di zenzero. Assistenza dell'adulto, soltanto un pallino, quindi è veramente molto semplice. Disordine 3 su 5, quindi attenzione. E qua c'è scritto che richiede l'asciugatura, quindi richiede un po' di tempo per asciugarsi. Cosa ci serve? Nastro colorato, colla a penna glitterata, sagome di schiuma, mini pom-pom, occhietti adesivi. Procurati anche delle forbici, che ovviamente non sono incluse nel kit. Questo kit cosa ci può insegnare? Allora, abilità in gioco. Incoraggia il tuo bambino ad utilizzare l'immaginazione per creare personaggi con caratteristiche differenti gli uni dagli altri. Ci sono un sacco di buffi elementi che possono caratterizzare gli omini, come un bel paio di baffi arricciati o delle lunghissime ciglia. Ed eccolo qua. Allora, facciamolo subito. Anzi, no, scusate, vediamo prima il magazine. Quindi prepariamoci a festeggiare Natale, che vabbè, ragazzi, è già passato. Poi, il giorno di Natale sta per arrivare. Ciao, come va? Trova le differenze. Disegniamo Babbo Natale, diciamo un Babbo Natale un po' stilizzato. Babbo al sole, quindi qua dobbiamo colorare Babbo Natale che è spensierato insieme ai suoi elfi al mare in Australia, perché in questo periodo in Australia siamo in estate. Poi abbiamo trova la rotta, quindi c'è un labirinto, dobbiamo aiutare Babbo Natale ad arrivare da qua fino a giungere in questa casetta. I regali di panni zenzero. Qua è una ricetta per creare i biscotti di panni zenzero. Ovviamente si possono dare diverse forme, dal classico omino oppure, come in questo caso, dei pacchettini regalo. Per finire abbiamo elfi gemelli, quindi dobbiamo trovare le coppie di elfi e qua dobbiamo decorare e colorare appunto le calze. E anche questo è finito, quindi ora andiamo a vedere l'occorrente per creare i nostri omini di zenzero. Allora, qui abbiamo due, dovrebbero essere colle glitterate, vediamo, sì, esatto, colla a penna glitterata. Abbiamo dei mini pom-pom, due paia di occhi, del nastro colorato verde, colorato dorato, un altro adesivo, guardate che carino che è questo. E poi abbiamo i nostri due omini di pan di zenzero. Da fare appunto così, guardate che carini. Allora, iniziamo subito. Qua possiamo un po' sbizzarrirci e crearle ovviamente come vogliamo. Abbiamo il primo lato che è questo, il secondo è questo, che bisogna appunto attaccarlo. Vedete, c'è già la famosa colla. Allora, iniziamo. Loro come primo spunto ci dicono di mettere il nastro da questo lato, in modo tale che quando attacchiamo questo lato il nastrino rimane attaccato e quindi possiamo appendere il nostro omino. Perciò cerco di liberare questo nastro. Ecco qua ragazzi, allora, devo dire che ho un po' pastrucciato,
Onestamente mi sono trovata malissimo ad attaccare con la colla glitter come propongono loro. Anche perché il nastro fa fatica a rimanere attaccato. Quindi o si mette una gran quantità di colla e si sta lì con le dita. Infatti, vedete, oggi è la giornata dei pastrocci. Mi sono praticamente scoppiata la penna al lavoro e adesso ho tutte le mani glitterate. E niente, ho creato questo omio di pan di zenzero un po' X, non è che mi convinca tanto, onestamente. E non so neanche quanto tempo ci voglia effettivamente perché questa con la glitter asciughi. Non c'è scritto, mi pare, da nessuna parte. Quindi starà lì ad asciugarsi, non lo so per quanto. Il lavoro in sé è carino, però onestamente non lo so, avrei magari messo del biadesivo piuttosto per attaccare i pezzettini perché questa colla non è il massimo. A differenza del, diciamo, dell'adesivo già attaccato che quello incolla benissimo, cioè veramente forte, forte, forte. E quindi questo era l'altro kit col pan di zenzero. Questo me lo lascerò per un'altra volta perché magari lo decoro in maniera diversa utilizzando altre cose e non quelle in dotazione che, come vi dicevo, non mi hanno convinto al 100%. Anche perché pensando che debbano farlo dei bambini, non so, l'ho trovato un po' difficile, cioè non così proprio easy. Allora, quindi questo stiamo attenti, infatti, ecco, come non detto, già pastrocciato. Ovviamente, quindi bisogna stare molto attenti. Ultima cosa che vi mostro è questo che è il giornalino. Glitter in ogni dove, evviva! Allora, vediamo cosa ci dice questo giornalino. Allora, Toucan Box, il giornalino per bambini curiosi e creativi. Benvenuti, qua ci sono appunto i vari personaggi che ci insegnano le varie cose, quindi della scienza, tecnologia, matematica, arte e ingegneria. Le avventure dello Steam Team, un'invenzione golosa, quindi qua abbiamo una storiella. Esperimento gelato fai da te, quindi qua ci insegnano a creare un gelato, non è male come idea. Qui abbiamo dei giochini. Impara le sequenze. Riordiniamo con Leo. Invenzioni geniali. Costruisci un robot attraverso oggetti riciclati, quindi come tappi di bottiglia, scatole di cereali, fogli di alluminio. Infatti, la cosa bella di questa box è appunto che è all'insegna del riciclo creativo. E insegnare ai bambini queste cose, secondo me, è un'ottima cosa, quindi ben venga. Qua appunto disegna il tuo robot, nome, costruito il, funzione. Trasformati in un tucanu con Michi. Prendi ispirazione da questo armadio pieno di vestiti e accessori o disegni i tuoi abiti preferiti, carina come cosa. E quindi qua dobbiamo realizzarci, quindi disegnare la chioma, l'espressione preferita, che maglietta indosseresti, aggiungi l'accessorio. Insomma, è carina come idea. Qua abbiamo delle foto di alcune bimbe che hanno acquistato la Toucan Box e qua ci parla del prossimo numero. Beh, devo dire che comunque è carina. Questo quindi sono i due kit in uno che mi è appena arrivato. Quindi ricapitolando abbiamo il giornalino, gli omini di pan di zenzero da realizzare, appunto io ho realizzato questo. Poi c'erano gli adesivi. Poi aspettate che non faccio danni con questo omino. Abbiamo realizzato l'orso polare qua, quindi con le orecchiette e i guanti, molto carina come idea. E quindi questo è tutto. Ora mi arriverà un altro kit e poi credo che sarà l'ultimo, insomma. Adesso non so, a voi vi è piaciuto? Non so, scrivetemelo giù nei commenti. Sapete che utilizzando il codice che adesso vi metterò qua sotto, potete avere la prima box gratuitamente, quindi potete provarlo. Avete la facoltà di scegliere se maschio o femmina e anche l'età. In base all'età poi vi manderanno un box specifico. Bene,
bene ragazzi, allora per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto, scrivetemi cosa ne pensate, se volete vedere altri di questi kit giù nei commenti. Mi raccomando, pollicioni in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, potete trovarmi anche su Facebook, Twitter, Instagram e Tumblr. Un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!